Con l'auto contro un albero, in ospedale la preside Bocci. La dirigente dell'ISI e dell'Istituto Comprensivo di Barga non è fortunatamente in gravi condizioni. Nell'incidente è coinvolta anche un'altra vettura. Violenza sulle donne, dati ancora in aumento. Il centro La Luna fornisce i numeri dell'attività di quest'anno. Il 20 novembre attesi 500 studenti all'evento di sensibilizzazione promosso in San Francesco. IMT, il neo rettore Lorenzo Cassini apre l'anno accademico, presenta la cerimonia di apertura il ragioniere generale dello Stato Dario Perrotta. Basket, le Mura Spring cade ma supera l'esame. Nonostante la sconfitta casalinga con la Nico Basket, le biancorosse di coach Ferretti giocano alla pari col quotato avversario. Motori, Battistolli vince il Marche, è lui il re della terra. Il portacolori MRF su Skoda Fabia domina la corsa e si laurea campione italiano. Sul podio anche Labio e Scandola. Amaro ritiro per Ciuffi. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale per quanto riguarda Lucca e la Valle del Serchio. Come avete sentito dai nostri titoli, partiamo subito con la cronaca da Barga, dove la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Barga, Yolanda Bocci, ha subito un grave infortunio, ma fortunatamente non è in serie condizioni. La dirigente scolastica dell'ISI e dell'Istituto Comprensivo di Barga, Yolanda Bocci, è finita al pronto soccorso a seguito del ribaltamento della propria auto avvenuto in via Pietro Funai a Barga. La Bocci, a bordo della propria auto, per cause ancora in corso di accertamento mentre stava risalendo la strada in direzione Barga, ha urtato di fianco una Panda che sopraggiungeva in senso opposto e di rimbalzo avrebbe poi urtato sul lato opposto in una ceppa di un albero tagliato. Con l'auto che comunque dopo il primo urto si è rovesciata su un fianco e poi ha urtato ancora contro una pianta, finendo poco dopo la sua corsa ribaltata sul fianco destro. Per estrarre la donna dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che con il supporto dei sanitari intervenuti, la Mike con medico a bordo della Misericordia di Castelnuovo, hanno poi proceduto a stabilizzare la donna e a trasferirla al pronto soccorso di Castelnuovo in codice giallo. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Barga. Anche l'assessore alla scuola del Comune di Barga, Lorenzo Tonini, si è recato sul luogo dell'incidente per sincerarsi dello stato di salute della dirigente Bocci. La strada del Pian Grande per più di un'ora è rimasta bloccata ed il traffico è stato deviato sulle diverse vie traverse che permettono di collegarsi con via Puccini e via Papa Giovanni XXIII. Ci spostiamo adesso a Lucca, dove il centro antiviolenza Luna ha presentato i dati delle attività del 2024. 445 contatti, 221 prese in carico, 175 richieste ingresso in protezione, 40 ingressi in casa rifugio. Sono questi i numeri principali nel 2024 riguardanti l'attività del centro antiviolenza Luna di Lucca. Dati che si riferiscono alla Piana Lucchese e che sono stati diffusi durante una conferenza stampa tenuta all'interno della sede dell'associazione in via Ungaretti. Tra i tipi di violenza in questa rilevazione annuale, 257 casi sono di natura psicologica, 183 fisica, 44 molestie, 43 economica e 40 di stalking. Questo 2024 ha visto un forte incremento dei dati. Abbiamo chiuso il 2023 con 395 contatti e ad oggi siamo già a 445 contatti. Di fatto contatti vuol dire chiamata telefonica o richiesta ingresso nelle case rifugio. In effettivo però abbiamo avuto 220 prese in carico, di cui 40 donne entrate in protezione in casa rifugio. E la presa in carico significa in generale supporto psicologico, consulenza legale gratuita e tutto quello che consegue poi alla presa in carico delle avvocate. Di fatto l'incremento è basato più sul fatto che adesso si riconosce cos'è la violenza economica. Dati, ma non solo. Al centro anche la presentazione dei prossimi eventi per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Uno di questi è Break the Chain, libertà e rispetto nelle relazioni in adolescenza, in programma la mattina di mercoledì 20 novembre al complesso di San Francesco, nel centro storico di Lucca, con circa 500 alunni e alunne delle scuole secondarie.
Special guest per l'occasione Matteo Paolillo, protagonista della serie TV Mare Fuori. È un evento che vuol sottolineare come sia importante lavorare con i ragazzi e le ragazze su una relazione positiva, su una relazione paritaria che non veda nel controllo e nella possessività degli aspetti che inquinano in realtà la relazione. La Polizia Municipale è scesa in piazza in tutta Italia, lo ha fatto anche a Lucca in Piazza Napoleone. Più sicurezza e più tutele per gli agenti della Polizia Municipale. La protesta, di ambito nazionale, è partita dopo un grave incidente che a Roma ha visto coinvolti tre agenti che stavano effettuando i rilievi di un sinistro. I tre sono stati travolti da un'auto guidata da un conducente ubriaco e uno degli agenti investiti ha subito l'amputazione di una gamba. I sindacati e il personale della municipale lucchese si sono radunati in piazza Napoleone e al termine della manifestazione una rappresentanza è stata ricevuta in prefettura. La differenza profonda è quello che riguardano le tutele. Pensate che il collega di Roma che ha perso una gamba rischia di essere licenziato perché non è più idoneo al servizio. Sicuramente non avrà una pensione particolare per quello che gli è successo, ma avrà semplicemente una pensione di invalidità. In più non avrà altri privilegi che non mi sto qua a annoiare, che hanno polizia e carabinieri. Questo chiediamo, per lavorare meglio e lavorando meglio la polizia locale può dare un servizio sicuramente più proficuo al cittadino. Come riforma siamo indietro di 40 anni, come formazione, la formazione ci dà la sicurezza sui posti di lavoro e la formazione ce la deve dare la Regione. La Regione ha bloccato i corsi di formazione della polizia locale. Abbiamo chiesto alla Regione di incontrarci come coordinamento regionale FP CISL per risolvere sia i corsi di formazione che li deve sbloccare. Sono sotto organico perché i comuni invece di prendere la polizia locale prende i tecnici per fare i PPNR. Bisogna sbloccare a livello nazionale i fabbisogni per la polizia locale. Noi siamo in piazza anche per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che oggi purtroppo sta subendo un momento di stallo. Quindi chiediamo non solo per la polizia municipale ma anche per tutto il comparto degli enti locali il rinnovo contrattuale. E su questa manifestazione andiamo adesso a sentire le parole del nuovo comandante della Polizia Municipale di Lucca, Bruno Bertilacchi. Innanzitutto la manifestazione di solidarietà per i colleghi di Roma, che sappiamo dell'episodio dei giorni scorsi, gravissimo, e quindi ci ha spinto sicuramente questo nel riunirsi, organizzarsi con tutte le sigle sindacali, così mi sembra e mi risulta poi gli esponenti lo faranno loro presente, ma nel contempo anche per cercare di stimolare tramite l'eccellenza del prefetto il governo a riprendere in mano il discorso della riforma della polizia locale, che insomma risale alla legge quadro, risale al 1986, quindi ha quasi 40 anni e necessita sicuramente degli aggiustamenti appropriati in diversi aspetti, fra cui anche quello della sicurezza. Restiamo a Lucca, dove si è aperto il nuovo anno accademico della scuola Alti Studi IMT. Insieme alla nuova stagione si è aperto anche il mandato del neorettore Lorenzo Casini. Con l'inizio dell'anno accademico 2024-2025, alla scuola di Alti Studi IMT è iniziato ufficialmente anche il mandato del nuovo rettore Lorenzo Casini, nome conosciuto a livello nazionale come presidente della Lega Serie A di calcio. La cerimonia di apertura in San Francesco è stata aperta dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini. Sono seguiti gli interventi istituzionali, tra cui quello dell'assessora regionale all'istruzione, Alessandra Nardini. Ha poi preso la parola il neorettore, che nella sua prolusione ha portato l'attenzione su temi centrali per la scuola, come il ruolo delle istituzioni culturali, le sfide delle nuove tecnologie e l'impatto della globalizzazione. La forza della scuola IMT è quella di avere questa duplice dimensione, sia l'essere in una città come Lucca, una città d'arte che offre poi una possibilità di contatti internazionali, pensate a Lucca Comics, e quindi i rapporti con il territorio sono un punto fondamentale per un verso. Per l'altro, la scuola IMT nasce come istituzione in lingua inglese con selezioni pubbliche aperte a tutto il mondo, quindi ha una internazionalizzazione molto
alta fin dalla nascita. La Lectio Magistralis, introdotta dal quartetto di clarinetti del Conservatorio Luigi Boccherini, è stata infine tenuta da Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato, sul tema delle nuove sfide della finanza pubblica. Nel successivo incontro con la stampa, Casini, professore di diritto amministrativo alla IMT dal 2015, ha assicurato che non ci saranno problemi nel conciliare il suo incarico lucchese con la guida della Lega della Serie A. Tre incidenti in appena 24 ore sulla via Pesciatina a Picciorana hanno spinto i residenti a far sentire nuovamente la propria voce per chiedere maggior sicurezza sul tratto stradale. Tre incidenti nello spazio di appena 24 ore, tutti all'altezza dello stesso punto di via Pesciatina a Lucca, quello che incrocia via della Chiesa di Picciorana. Tre episodi fortunatamente privi di gravi conseguenze, ma che hanno però sollevato nuovamente l'attenzione su un tratto che in passato è stato teatro di diversi altri incidenti, tra cui uno mortale nel 2021. Uno snodo già segnalato negli anni a comune e provincia per la sua pericolosità. Adesso i residenti della zona tornano a far sentire la propria voce. Qui da diversi anni io ho fatto diverse segnalazioni, dal punto dell'intersezione con via del Tanaro fino appunto a questi due incroci che troviamo, la via di Tempagnano, via di Picciorana e via della Chiesa di Picciorana, sono una zona molto critica sia per la velocità che per le infrastrutture. Al centro ci sono delle strisce pedonali che sono state quasi cancellate dagli ultimi lavori di asfaltatura e non più rifatte. Sicuramente c'è un problema di velocità eccessiva e di non rispetto dei limiti, questo però noi lo verifichiamo ogni giorno abitando qua, soprattutto nelle ore notturne. Da un punto di vista infrastrutturale possiamo quasi dire che manca tutto, non ci sono marciapiedi per la sicurezza dei pedoni, peraltro qua giù abbiamo le fermate dell'autobus che sono abbastanza frequentate dai pendolari sia delle scuole che per lavoro. Noi chiediamo alle autorità competenti di intervenire per mettere in sicurezza questo tratto di strada che comunque è all'interno di un centro abitato e per far sì che certe situazioni vengano meno, insomma che il numero di incidenti in questo tratto si riduca. Si terranno domani, martedì 19 novembre alle 14.30 nella chiesa di Tassignano i funerali di Alessandro Ristori, imprenditore nel campo dell'abbigliamento. Ristori è ispirato all'ospedale San Luca all'età di 61 anni al termine di una malattia diagnosticata solo da un mese. Era conosciuto in particolare come ex calciatore. Negli anni 80 infatti è stato portiere di varie squadre, tra cui la Cerretese in Serie C2. Adesso ci spostiamo in Garfagnana, per la precisione a Borgo Ammozzano, dove oltre un centinaio di libri di storia locale sono stati regalati ai giovani borghigiani. Ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Borgo Ammozzano, nel corso di un incontro presso il Salone delle Feste, sono stati consegnati gratuitamente oltre un centinaio di copie del libro Prima della Libertà di Gabriele Brunini. L'incontro è stato aperto dai saluti dell'autore del libro, che ha sottolineato che la finalità di questo volume sia sempre stata quella di raggiungere il più possibile le famiglie borghigiane, così l'idea di consegnarlo ai giovani. Un libro in ogni casa era un po' il programma di questa storia del 1944, a 80 anni dalla fine della guerra, dalla liberazione di Borgo Ammozzano anzi, e quindi consegnarlo a tutti gli studenti che tornano a casa e lo fanno leggere anche ai genitori e ai nonni, è una delle iniziative a cui tenevo in particolar modo. L'iniziativa ha visto la fattiva collaborazione dell'amministrazione comunale e anche per questo a salutare gli studenti era presente il sindaco Patrizio Andruccetti, che ha sottolineato l'importanza della lettura di questo libro, che c'entra perfettamente lo scopo dello storico, ovvero raccontare i fatti con una visione distaccata nel rispetto della verità. All'incontro erano presenti anche alcune aziende del territorio che hanno contribuito in modo fattivo a questa iniziativa. Tra i loro rappresentanti Giulia Pasquini, che ha salutato i ragazzi per conto di Lucart. Erano inoltre presenti anche esponenti di Mondial Carta, Cappelli Costruzioni, Calcarta, Prefabbricati LP, BL Impianti Elettrici e Centro Ufficio Cristina Galgani. Si chiude qui il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento su Noi TV. Yeah.